vuoto, mi scuote, sai, se penso che sfida al passo con 500, o penso che solleverai rosa lassù, e nel buio sfidi il vento, sì, tra 500 sei lì. Gira per Viterbo a predicare l'amore di Dio.
lei che invita con coraggio i viterbesi ad un rigurgito di dignità per espellere l'invasore o non permettergli di entrare in città, Federico II. Lei che per il suo coraggio paga di persona, vi dicevo, va contro le convenienze sociali del tempo, irrita il potere politico, irrita l'amministrazione ecclesiastica, irrita lo stesso convento delle suore clarisse che la rifiutano. Coraggio. Da che cosa era alimentato questo coraggio? Da forti ideali. L'amore di Dio, il bene della città. E noi, portando Santa Rosa per le vie della nostra città, siamo chiamati ad imitarne il coraggio. Voi Pacchini ne avete tanto. Ci vuole del coraggio, no? Per la preparazione, portare la macchina, un pochino di preoccupazione per il vento. Ma questo coraggio ci deve sostenere in tutta la vita. Dobbiamo evitare di avere ideali bassi che non conducono a nulla. Dobbiamo avere il coraggio di sfidare le convenzioni, di dire la verità, anche se è politicamente scorretto. Non è politicamente corretto dire che l'accoglienza è un dovere, in un modo ordinato, secondo le necessità di una nazione, secondo le prospettive di dare lavoro e dignità che accogliamo, ma un dovere. È politicamente scorretto dire che se non abbiamo politiche familiari, la denatalità che già ci mette all'ultimo posto in Europa, tra qualche anno avremo 18 milioni di anziani e 3 milioni di giovani. Non è politicamente corretto dire che è assurdo che un giocatore che tutti applaudiamo, probabilmente anche molti dei miei preti, ha comprato un'automobile per 11 milioni di euro. Ho fatto il calcolo. 12 persone con uno stipendio medio in tutta la loro vita lavorativa, 40 anni, non arrivano a 11 milioni di euro. Non è corretto. Eppure dobbiamo dirlo. Avere il coraggio di sentirci parte della nostra comunità. Non è politicamente corretto dire ai viterbesi che se non invertiamo la rotta della nostra partecipazione ecclesiale, tra 20 anni le chiese non serviranno a nulla e, come capita in Olanda e in Belgio, le metteremo in vendita. Ecco un rigurgito di dignità. Santa Rosa il coraggio ce l'ha avuto. E chiede a noi, soprattutto a voi giovani, di avere il coraggio di costruire un futuro migliore. Mediocrità e banalità non fanno parte della vita di una persona. E ricordiamoci sempre, chi agisce e si dà da fare può anche sbagliare, ma chi non agisce sbaglia sempre. Noi ammiriamo oggi il coraggio di Rosa. Non basta ammirare, dobbiamo anche imitare. E io mi auguro che ogni anno la festa di Santa Rosa ci aiuti a ritrovare la nostra identità cristiana e civile, ci aiuti, come ho sempre ricordato, ad essere di un solo sentimento, capaci di collaborare, ma
ma ci aiuti anche ad avere ideali forti, alti, forse controcorrente, ma solo questi ideali ci possono assicurare un futuro migliore. A noi costruirlo anche con l'aiuto e la preghiera di Santa Rosa, nostra patrona. Preghiera del Facchino. O Santa Rosa, il Signore ha posato il suo sguardo su di te e ti ha resa donna intrepida e coraggiosa. Il mistero avvolge la tua vita e affascina la nostra. Con audacia e fierezza ti portiamo per le vie della città e al tuo passaggio, avvolta nella luce, permetti ad ogni uomo di alzare lo sguardo e contemplare ed ammirare la grandezza di Dio. Rendici sempre più degni di portare il nome di Facchini di Santa Rosa, di stare con fermezza e docilità sotto il peso della macchina. Non è apparenza, non è vanto, non è orgoglio, ma solo il forte senso di appartenenza al nostro Creatore e a te che sei la nostra patrona. Santa Rosa, sostieni il nostro cammino, guida i nostri passi, solleva le nostre fatiche, lenisci le nostre paure. Legaci null'altro a te e guarda con benevolenza chi ci ha preceduto. Risuoni in cielo il nostro sollevati e fermi e giunga a Dio la nostra preghiera. Chiedi a Lui la pace, la salute, l'amore per noi e le nostre famiglie. Santa Rosa, cammina con noi e prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di Santa Rosa, nostra patrona, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon trasporto e evviva Santa Rosa! Evviva! Evviva Santa Rosa! Evviva! E tutta un'altra voce, dico, ecco, non è. Siamo arrivati alla partenza, quindi il momento dei Facchini, Facchini di Santa Rosa, dimostriamo quello che ha sempre dimostrato il sodalizio, dobbiamo sentirci grandi per quello che facciamo per la nostra Santa e quello che fa la nostra Santa per noi. Non mi voglio allungare con altri discorsi perché ci conosciamo molto bene.
quindi il tempo come vedete stringe perché stasera siamo un po' in ritardo, non faccio altro che garantire la macchina in perfette condizioni e la consegno al nostro signor sindaco di Viterbo. Sindaco, la macchina è pronta per partire per l'anno 2019, prego. Grazie Vincenzo. Ringrazio Vincenzo Fiorillo e Raffaele Ascensi che ci hanno riconsegnato Gloria in perfette condizioni, sembra il primo trasporto per come è tenuta, complimenti veramente. Poi questo trasporto il sodalizio ha deciso di dedicarlo alla città di Viterbo, quindi voglio ricordare i brutti episodi, i terribili episodi che la nostra città ha dovuto subire e quindi ci rivolgiamo veramente a Santa Rosa affinché certe cose non accadano mai più. Voglio inoltre ricordare la grande compostezza del popolo viterbese che si è unito in una marcia silenziosa e è andata fino alla Basilica di Santa Rosa perché ha ritenuto e ha voluto dimostrare tutto il suo amore e tutta la devozione per la nostra Santa. Bene, io adesso in questo momento mi comunicano che il percorso è libero, le condizioni sono ottimali e quindi consegno al sodalizio e nelle mani del capo facchino Sandro Rossi il simbolo della nostra viterbesità, la macchina di Santa Rosa. Forza facchini, viva Santa Rosa! Grazie sindaco, se ci fate un po' di spazio, allargatevi. Facchini Santa Rosa, inginocchiatevi. Per intercessione di Santa Rosa, nostra patrona, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon trasporto a tutti veramente. Stanchette nostre leoni. Sotto. Aggiuntive sinistre, sotto! Fisse sinistre, sotto! Terza e quarta leva qui. Quindi qua. No, dietro ragazzi. Dietro, fuori, fuori. Tutti fuori, dietro. Ok. Quello.
Facchini Santa Rosa. Rosso però. Bianchi, arancioni. Siamo tutti nel sentimento? Sì! Facchini Santa Rosa. Sotto la ciuffa, fermi! Fermi! Sollevate e fermi! Santa Rosa! Avanti! Sinistro! Fermi così. Posso?
Cala piano, 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 e giù, giù, giù. Posto G. Santa Rosa, Poli! Mamma mia, il governo di... non ci passa. Vamo qui. Capitino. Vabbè, vai, parla, parla, parla bene. Parla bene, parla bene. Chiedo alla piazza gentilmente di silenzio. Grazie. Ripeto, chiedo alla piazza intera gentilmente in silenzio. Grazie. Yeah.
Sì,
mi scuoti, sai, se penso che sfida al passo con quei cento, o penso che